La provincia altoatesina si è già notevolmente dedicata alle energie rinnovabili, tant'è che nella cosiddetta strategia Alto Adige 2050 l'abbandono dei combustibili fossili viene definito come un importante obiettivo per le politiche energetiche. Il sole in Alto Adige rappresenta una verde fonte energetica pienamente sfruttabile e vogliamo scoprirne il potenziale. L'impiego dell'energia solare avviene attraverso diverse tecnologie. Un metodo molto diffuso in Alto Adige è il fotovoltaico. Visitiamo quindi un impianto fotovoltaico sperimentale presso l'aeroporto di Bolzano. Questo laboratorio è stato costituito nel 2010 dai ricercatori dell'Accademia Europea EURAC di Bolzano. Qui vengono testate diverse tecnologie in campo fotovoltaico su differenti livelli. Insieme ad un collaboratore dell'Istituto per le Energie Rinnovabili, scopriamo come il fotovoltaico trasforma la forza del sole in energia e quali tipologie di impianti siano particolarmente adatti a questo scopo. Una fotocellula solare si può immaginare come una cascata di elettroni. L'energia solare, l'energia di radiazione, garantisce che gli elettroni inneschino la cascata, così che questi ultimi possano defluire. Ma in questo luogo in particolare, cosa si esamina di preciso? Qui teniamo sotto osservazione diversi modelli di fotovoltaico e nello specifico osserviamo come cambiano nel tempo, perché ogni anno perdono un po' di potenza e di rendimento. Noi osserviamo questo declino nel corso degli anni per avere la possibilità di fare delle previsioni di produzione. Quali tipologie tecnologiche sono le più indicate e per quale motivo? Si può dire che la consistenza dei pannelli monocristallini è risultata essere la migliore. Bisogna comunque sempre considerare l'uso che si vuol fare delle cellule solari, perché le cellule monocristallo non sono trasparenti ed esistono invece moduli trasparenti che possono essere applicati anche alle finestre. Per quanto riguarda il prezzo, i moduli monocristallini risultano essere i più costosi, altri invece costano meno. Come mai il fotovoltaico è particolarmente indicato nella nostra regione? In Alto Adige abbiamo dalle 1000 alle 1400 ore di radiazione solare l'anno, durante le quali le celle fotovoltaiche possono lavorare a pieno regime. Producono quello che indicano le linee guida in materia, cioè più di 1000 ore l'anno. Lavorano a pieno regime intorno a mezzogiorno. In Alto Adige, in particolare nelle valli tra Bolzano e Merano, abbiamo un'irradiazione solare particolarmente alta. Un'ulteriore tecnologia che sfrutta la forza del sole è l'energia termica solare. I raggi del sole non vengono trasformati in corrente elettrica, ma in calore. Cerchiamo di riassumere brevemente come avviene. Sul tetto dell'edificio principale dell'EURAC troviamo un impianto solare termico. L'energia irraggiata dal sole colpisce il collettore solare e va a riscaldare il fluido contenuto nei tubi presenti nel collettore stesso. L'acqua riscaldata viene quindi immagazzinata e il calore viene introdotto nella rete idrica. Il liquido raffreddato viene poi reintrodotto nei collettori, dove viene riscaldato nuovamente dal sole. Molti altoatesini hanno già scelto di sfruttare l'energia solare e i suoi benefici. A Gargazzone, ad esempio, in Val d'Adige, a sud di Merano, si trova un bio hotel che, oltre ad una conduzione alberghiera basata sul principio bio, utilizza anche energia verde, energia solare. Il titolare, Walter Tainer, si è documentato a riguardo molto prima di decidere di aprire il suo albergo. In principio l'hotel fu dotato di un impianto termico solare che raffreddava l'intera struttura d'estate e donava calore in inverno. Da alcuni anni è stato aggiunto anche un impianto fotovoltaico. A
causa della posizione dell'albergo, l'irradiazione solare è limitata, ma l'impianto si è rivelato comunque molto remunerativo. Un fattore importantissimo nel campo del fotovoltaico è la manutenzione dell'impianto. Appena l'impianto si sporca o viene coperto, oppure è presente qualche altro difetto, immediatamente si produce una minore quantità di energia elettrica. Gli impianti fotovoltaici devono essere controllati regolarmente. Walter Theiner è convinto della convenienza risultante dallo sfruttamento dell'energia solare e non solo per quanto riguarda le grandi aziende. Nonostante le alte montagne, l'Alto Adige è una regione che vanta molte ore di irradiazione solare. Per questo motivo, lo sfruttamento di questo tipo di energia è molto interessante e lungimirante. Rimangono comunque ancora da chiarire le condizioni giuridiche e politiche per lo sfruttamento dell'energia solare in Alto Adige. L'uso dell'energia solare è ovviamente un tema molto importante per l'Ufficio per il risparmio energetico. Qui vengono rilevati i vari impianti presenti in provincia e vengono anche gestiti e distribuiti i contributi. A tutt'oggi troviamo in Alto Adige 21.000 impianti solari termici, con una superficie complessiva di 25 ettari di collettori. Per quanto riguarda il fotovoltaico, c'è stato un aumento di impianti negli ultimi 10 anni, soprattutto grazie agli aiuti statali. In Alto Adige l'energia solare è già da tanti anni ha un valore molto grande per la popolazione. Già nei primi anni 80 sono stati costruiti i primi impianti, quando la tecnologia è ancora ai primi passi. Soprattutto nel solare termico abbiamo raggiunto un numero di impianti notevole, parliamo di 21.000 impianti installati con una superficie complessiva di 250.000 metri quadrati. Per gli impianti fotovoltaici abbiamo avuto un incremento negli ultimi 10 anni, soprattutto per il conto energia statale, che ha incentivato in modo molto forte l'installazione degli impianti. In Alto Adige troviamo circa 8.000 impianti fotovoltaici registrati, che coprono il 10% circa del fabbisogno di corrente elettrica. L'Alto Adige ha un contributo a fondo perduto da parte della provincia per gli impianti solari termici, sia per le nuove costruzioni sia per gli edifici esistenti. Per il fotovoltaico, da quando esiste il conto energia, dal 2005, i contributi provinciali vengono erogati solo agli impianti ad isola, cioè non allacciabili alla rete elettrica. Presso l'Ufficio per il risparmio energetico tutti possono ricevere informazioni ed assistenza riguardante i contributi. La forza e la durata dell'irradiazione solare può essere calcolata con precisione e rappresenta la base per una pianificazione strategica. Cerchiamo di comprendere dove e come vengono raccolti questi dati e come viene rappresentata una piantina cartografica dell'irradiazione solare. Nel Palazzo Provinciale 11 troviamo l'ufficio cartografico, dove i collaboratori si occupano di tutte le informazioni risultanti dall'osservazione di un determinato paesaggio. Sono responsabili anche della gestione e della visualizzazione grafica dei dati ottenuti. Il servizio cartografico reperiamo i dati di base per la cartografia, che sono i modelli digitali del terreno, della superficie, le immagini aeree, ovvero le ortofoto, e produciamo la carta tecnica provinciale. I cartografi hanno anche elaborato un catasto per gli impianti solari presenti in Alto Adige. In questo caso abbiamo fatto un volo laser scanning con due elicotteri, i quali hanno rilevato tramite dei fasci laser il territorio, specialmente gli edifici e i tetti, perché è importante avere la forma precisa dei tetti per il potenziale solare. Ci aggiriamo sui 10 cm di precisione. Solar Tirol. Così si chiama il progetto interregionale avviato dalle regioni Alto Adige e Nord Tirol e composto da scienziati e ricercatori dell'Università di Innsbruck e dell'Accademia Europea EURAC di Bolzano.
È stato un progetto interessante anche da questo punto di vista, perché era un progetto Interreg che abbiamo fatto insieme ai nostri colleghi del Land Tirolo. Dal punto di vista scientifico è stato interessante e penso abbia un forte impatto per il nostro futuro energetico. Fonti energetiche rinnovabili, come il sole, sono il nostro futuro. Faremo meglio a pensarci e magari imparare a sfruttarle.